Bene ragazzi, la scorsa volta abbiamo incontrato Ali, lo abbiamo liberato dalla sua prigionia e ora stiamo andando a incontrarlo per scoprire chi è questo Al Ghul, questo schiavista. Intanto noi abbiamo due punti abilità, dei quali, talenti o abilità come li vogliamo chiamare, dei quali sfrutteremo assolutamente. Allora ragazzi, noi abbiamo ancora da uccidere 5 Cosa deve membri essere questo? Dovrebbe dell'Ordine degli servire Antichi. per mettermi a Abbiamo fucile trovato dal mio Ali, abisso, ma i adesso. meriti vanno riconosciuti, poiché quest'uomo mi ha soccorso nell'ora più buia. E a quanto ho appreso, non ha assistito solo me. Spenderò molte parole per te nella cronaca delle nostre imprese, ma prima dobbiamo scriverne la fine. Vieni. Quindi adesso Ali ci aiuterà a scoprire chi è questo schiavista, assieme a Roshan e agli altri. Vedo che vi siete incontrati. Da poco. Ma la notte è giovane e abbiamo molto di cui discutere. Voglio sapere cosa potete offrirmi. Abbiamo risorse limitate, ma sappi che ascolterò le tue richieste, Ali. Più tardi. Ora dici cosa sai di Al-Hul, così Basim potrà fare ciò per cui è venuto. Sì. Prima le vostre questioni, ma solo per questa volta. Al-Hul invia ordini alle guardie della prigione, a cui indica dove scavare intorno a Baghdad, ma non usa solo prigionieri. Qui c'è una nota promissoria per i braccianti. Pare che Al-Hul stia comprando anche manodopera straniera. Che mai potrebbe condurre affari del genere a Baghdad senza destare sospetti? C'è solo un uomo, Masoud Al-Yaqub. Si occupa dei saponifici di Baghdad. Promette un salario ai migranti stranieri, persiani soprattutto. E così obbliga quella gente a lavorare ai suoi scavi, illudendola con la prospettiva di una paga dignitosa. Pesci! Oh. Pesci è ferito gravemente. Ha raggiunto Attenzione. uno degli scavi di Al-Hul. Si è finto prigioniero. Che è successo? La ricerca è stata inutile. Ma le guardie hanno cercato lo stesso di chiuderci la bocca. Ne ho stesa una e sono fuggito. Dubito che gli altri ce l'abbiano fatta. Uno stupido azzardo che non ha portato a niente. Non proprio. Al-Hul sarà il caravanserraglio. Ne stavano parlando le guardie. Ma certo, dove i mercanti si fermano per riposarsi. Bene, Se ragazzi. Masoud sta comprando manodopera straniera, è probabile che lo faccia al caravanserraglio. Che aspetto ha? È grande e grosso. Ama ghindarsi con gioielli e sete d'Oriente. Non sarà difficile individuarlo. È tempo, Basim. Finalmente, Qual è il ragazzi, tuo piano? uccideremo il primo membro Questo sarà dell'Ordine degli Basim a Antichi. deciderlo. Basim, da solo? No, radunerò i miei uomini. E darai uno spettacolo indegno. Presto potrai mostrare il tuo valore. Ma questo è il giorno di Basim. Consideralo parte del nostro accordo. Basim? Madonna, com'è illuminato? Va bene. Sono Sono pronto. pronto. Adesso lo Vieni con facciamo me, fuori. allora. Vieni, Basim. Lo schiavista, ragazzi, l'abbiamo scoperto. E adesso montiamo sul cavallo e Possiamo seguiamo arrivare a Roshan. un membro dell'ordine, Basim. E come gli altri membri passati e futuri, Al-Hul merita di morire. Parliamo di un predatore che plagia i disperati e gli emarginati. E tali atrocità continueranno, poiché Al-Hul è solo l'ingranaggio di una grande ruota, che gira con violenza. Finché lo farà, noi occulti ci impegneremo a fondo per fermarla per sempre. Oggi offrirai la tua mano e la tua lama a questa stessa missione. E sebbene Al-Hul sia il tuo primo bersaglio, non sarà l'ultimo.
Credo fermamente in ciò e in te. Reggendo alla mia freddezza e alle mie dure lezioni, sappi che mi hai colpito, Basim. La presenza dell'ordine a Baghdad e altrove poggerà su sabbie mobili finché tu resterai la punta della nostra lancia. E voi sappiate che intendo rimanere tale, guidato dalla vostra mano, maestra. Bene ragazzi, scusate se mantengo il silenzio, ma voglio lasciare, come ho detto già in precedenza... Non deviare dal percorso! Tranquilla, arrivo! Non voglio far saltare i dialoghi, chiaramente, parlandoci sopra. E ragazzi, io ancora non ho visto niente dei manufatti. Io vorrei che approfondissimo un po' di più anche su quello. Per ora più storia, insomma. Un alveare che brulica. Vieni, volgi lo sguardo alla prova che ti ha. Ok. Mercanti, bestiame, carovane da ogni dove. Il disordine dei mercati di Anbar non era nulla. Dove regna il disordine, regna il caos, e il caos offre opportunità. Esatto. Ti si presenteranno molte strade. Sii reattivo, ma paziente. E fidati dell'istinto. Allora ragazzi, abbiamo 5 membri dell'Ordine degli Antichi da uccidere. Con questo se lo faremo quello fuori. Quello è Masaud, al balcone. Proprio come diceva Ali. Lo vedo. Ora okay. Vai. Intingila nel sangue del bersaglio. Ti raggiungerò a cose fatte. Una volta ucciso, ragazzi, ne rimarranno 4. Quindi siamo più o meno a... Pensavi di celare la tua crudeltà, Al-Hul. Perché hai scelto gli indifesi e pensavi che le loro grida di aiuto restassero inascoltate. Hanno scavato per te, sono morti per te, e tu li hai gettati via come fossero rifiuti. Solo per cercare un manufatto nel deserto. Persino ora stai trattando schiavi, al sicuro nel caravanserraglio. Tu cerchi vittime da incatenare e affamare. Ma ora affronterai un uomo libero. Bene ragazzi, assassina Al-Ghul. Allora, cerco un modo per distrarre Al-Ghul e attirarlo. O si va direttamente ad ucciderlo, o si paga qualcuno. O adesso lo vedremo con l'Aquilotto. Entra in scena, Basim. Io ti osserverò. Che cosa vedi, amico mio? Allora, vediamo un attimo i diversi. E quando l'opportunità si presenta, non allontanarti. Perché questo ritardo? Non puoi stare. Cosa rimanda la tua partenza, amico mio? Un uomo di nome Masaud vuole ispezionare la mia merce. E così, eccomi qui. Ma chi si crede di essere? No, che cosa stai trasportando? Lo chiedo solo perché potrei aiutarti. Dici davvero? Sarei molto felice di vedere quell'uomo su tutte le furie. Porto una cassa di seta e spezie. Prepara il cammello. Vedrò che posso fare. Non ne sono certo. Potrei convincere quel mercante a partire all'improvviso per stanare al culo. Questo passo resteremo qui tutta la notte. Allora, cerco un modo perché... Sono battuto contro quei... Potresti attirare la loro attenzione. Ah, ottimo. Perfetto, così possiamo entrare. Una ragazza che mi sta aspettando a casa nel dia al banco. Avevamo quella moneta, giusto, che abbiamo ignorato. Si presenta un'opportunità inaspettata. Potrei sfruttarla a mio vantaggio. Mi fai entrare qua dentro per favore? Ok.
male. Ottimo. I due stanno discutendo a gran voce. Ma serve più rumore. Cosa potrei fare per aizzarli? Una cassa di seta e spezie. Non credo ce ne siano molte altre qui. Volete un saggio della nostra bravura? Ragazzi, scusate se mantengo il silenzio, ma è proprio per... È proprio per avere la massima concentrazione e riuscire a prendere tutte le cose. Pungente. Deve trattarsi della cassa di quel mercante. Cerchiamo di uscire senza farci beccare dalle guardie. Allora, cerchiamo di fuggire. È ciò che penso che sia. Esatto, ce l'ho fatta. È questa la cassa? Ah, è proprio questa. L'hai avuta dalle guardie? Sì, ti piacerebbe. In un certo senso. Molto bene, molto bene. Devo sdebitarmi. Tu sembri un uomo che sa apprezzare i sapori. Gradisci delle spezie? Non oggi, no. Ma vorrei che tu annunciassi la tua partenza a gran voce. Fatti notare da Masaud. Siamo in sintonia, io e te. Ti ringrazio molto, Sadiki. Perfetto. Non sei il benvenuto qui. Qui adesso dovrebbe sbucare fuori il membro. Tanto lo seguiamo. Se rimaniamo attaccato alle persone qua che lo seguono, dovremmo farcela. Sì ragazzi, peccato che mi hanno beccato un po' all'ultimo, ma siamo riusciti a sfuggire, non ci sono stati problemi. Ora andremo proprio in faccia al nemico usando questo metodo. E chiaramente, essendo stealth, sarà molto più lento. Qualcuno avrà messo il corrente. Metti fuori il naso. Date il vostro prezzo. Devi sbucare da su. I miei prezzi sono imbattibili. Non mi credete? Non troverete offerte più vantaggiose delle mie. Ehi, aiuto! Ha appena ucciso qualcuno! Non posso nascondermi. Allora, io l'ho ucciso, sì, ma... Uia! Ok. Adesso devo cercare di trovare il modo di... Vado a suonare la campana! Maledizione! Prendilo! Eccoti! È la tua fine. Aspetta, 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 aspetta. Aiutatemi! Ottimo, perfetto. Ah, ok, questo è quello del trailer, chiaro. E l'abbiamo ucciso. Vediamo di conoscere un po' quali sono i nostri nemici. Allah ti maledica.
Volgi il tuo odio a te stesso, Masahood. È stata la tua malvagità a condurti qui. Malvagità? Verso chi? Gli insipienti, i deboli schiavi del proprio fato? Dominarli è nella nostra natura divina, ed essi sono tenuti a un contributo. Un contributo? A cosa? Al futuro, la cui conoscenza giace sepolta sotto queste sabbie. Alcune cose devono restare immutate. No. Questi sono doni. Ci sono stati destinati. Ci parlano. Come tu ben sai. Io? Oh sì. Sarai anche un occulto, ma non solo. Ah, magari lo sanno? Ragazzi, attenzione ai discorsi, eh? Chissà cosa avrà voluto dirci. Attenzione, ragazzi. È il Jin? Ragazzi, si era il Jin. Comunque, scappiamo. Prontezza dell'assassino, allora. Con RT per eseguire un perfetto assassino a catena. Ok. Uno. Due. Adici. Ok, questo è il famoso glitch dell'Animus, chiaro. Nihal. Ragazzi, Nihal. Comunque avete visto, è la prima volta che lo utilizza l'abilità, non ce l'aveva in precedenza. Quindi pian piano sta sbloccando i poteri che Loki ha. La sua grandissima abilità. La ricerca incessante di Al-Hul a spese di vite umane è giunta al termine. È un giorno vittorioso. Per coloro che sono scampati alla sua crudeltà e per gli occulti. Le trame dell'ordine a Baghdad sono ancora un mistero, ma almeno ora siamo certi che Al-Hul non reciterà più alcun ruolo. Ho motivo di credere che fosse alla ricerca di oggetti simili a quello che rubai al Palazzo d'Inverno. Perché l'ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Insieme troveremo le risposte. Ormai non ho altro che domande. Che intendi dire? Niente. Dimenticate le mie parole. Come posso farti da guida se non parli con chiarezza? Io sono tormentato da incubi. In questi incubi, un djinn mi perseguita, finché non mi risveglio sudato e in preda al terrore. A Dalamut avevo quasi smesso di pensarci. Ma quando ho ucciso Al-Hul, l'ho percepito di nuovo. E me ne chiedo il perché. Perché qui? Perché ora? Perché io? Mille domande, senza risposta. Avrei voluto dirvelo. Temevi che potessi considerarti un debole. Siamo deboli solo se ci rassegniamo a esserlo. Per vincere una debolezza, devi fare il necessario per lenire il dolore che ne è causa. Mi concedereste una breve pausa? Vorrei cercare una vecchia amica. Nihal? Mi ricordo. Lei è importante per te, vero? Sì. Ma l'ultima volta credo di averla convinta del contrario.
E ciò ti addolora. Allora, affrettati a lenire questa ferita. Mi troverai allo studio di Harbiya quando sarai pronto. Bene, ragazzi, andiamo a trovare Nihal. Che è l'ultima volta, come... Se davvero ho visto Nihal, non ho idea di dove sia andata. È tornata a Dunbar, forse. L'ultima volta abbiamo visto che lei, per salvarci, ha ucciso il califfo. E chiaramente, Basim, impanicato vedendo tutte quelle persone appese, le ha dato la colpa. Le ha dato la colpa, anche se chiaramente, certo, ha ucciso, però lo ha salvato, quindi si sente in colpa per come ha reagito, insomma, ecco. Allora, dobbiamo cercare di raggiungere il posto, quindi dobbiamo tornare, quindi dobbiamo andarcene da Baghdad, sì, e tornare nella nostra città. Bene, ragazzi, siamo tornati ufficialmente ad Anbar. Stiamo attenti alle guardie perché se mi vedono mi fanno il sedere. Andremo a ricongiungerci con Nihal, come la vogliamo chiamare, chiaramente. E la nostra amica che purtroppo abbiamo lasciato in una maniera non molto carina, insomma. In questo posto l'ultima volta eravamo molto ricercati, non poco, sicuramente. E vediamo se posso pagare questo per strappare i manifesti. No, perché non c'ho nessuna medaglia sua. E, ah, boh, comunque la notorietà è 1. Se becco un manifesto, ecco, perfetto, lo strappo subito e poi andiamo a trovare. Eccolo qua. E c'è qualcuno che la considera arte. Eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati dopo tanto tempo nel nostro rifugio. Basim. Sei davvero tu? Nihal. Non dire niente, Yasadiki. Sono dispiaciuta quanto te. Ho così tanto da dirti. Anche io. Avremo modo di ascoltarci a vicenda. Ma prima ho bisogno di sapere. Cosa? Perché sei vestito da contadino? Forse non ho poi così tanto da raccontarti. Credo di poter dedurre come tu abbia vissuto nel frattempo. E tu? Non hai vissuto in questo posto, spero. Più che vivere, ho lavorato. A cosa? Perché lo riconosco? Perché l'hai già visto. Sull'oggetto che trovammo al Palazzo d'Inverno. Mi sono sforzata di ricordarlo in tutti i suoi dettagli. Hai passato tutto questo tempo a pensare a un simbolo. Perché? Perché anche io l'ho già visto. Non so dove né quando, ma l'ho visto. Hai capito? Qualunque cosa sia, mi chiama. Intendo svelare il suo mistero. Anche tu dovresti. Hai capito? Ah, certo. Il dovere ti chiama. Basta così. Lo terrò presente se ti spingerà a uscire più spesso e a non rinchiuderti tra queste mura ammuffite. Tu dedichi sempre un pensiero a tutti, non è vero, Basim? A presto. Comunque, ragazzi, un dettaglio che stavo cercando di capire è, come ben sappiamo, l'ordine degli antichi non è ancora sconfitto. Maestra Roshanna starà di certo studiando un piano per annientarlo. Certo. E forse dovrei occuparmi dell'ossessione di Nihal. Sembra che Nihal stia cercando di trovare una camera segreta. Allora, una particolarità, ragazzi, che adesso finalmente c'ho il collo scoperto, era che gli Isu avevano, cioè gli Isu,
le reincarnazioni, questi saggi avevano sul collo il segno, e questa particolarità, almeno io non riesco a notarla, mi sembra che se la siano dimenticati di metterla, e sarebbe molto grave come cosa. Perché stavo notando un attimo il collo di Basim. Allora, qua abbiamo un casino di posti. Io direi di fare rapporto a Roshan e di salutarci qui per oggi. Meno male che esistono le basi, se no ciaone proprio. Ok, facciamo rapporto a Roshan. Sia lode ad Allah. Sia lode ad Allah. Sono lieto che tu stia bene. Sia lode ad Allah. La prima di molte imprese a venire, Basim. È ciò che speriamo. Ma c'è ancora molto da fare. Mentre noi pensavamo ad Al-Hul, Fulad ha esplorato la città in cerca di nuove sedi per i nostri studi. Ho trovato abitazioni piuttosto anonime in tre distretti. Tabid e Rebecca sono giunti da Alamut e si sono diretti ad Abbasia e Karh. Io invece raggiungerò presto Sharkia. E io mi unirò a Rebecca a Karh, dove si respira corruzione come se fosse aria. Parla con Abu Jafar dei progetti a cui sta lavorando, poi raggiungici. Da un'occhiata, Basim. Potrei avere qualcosa di interessante. Ah, ragazzi, qua ci sono gli strumenti che sono petardo, trappola, fumogeno e dardo soporifero. Io partirei col dardo soporifero da sbloccare. Credo che mi sarà utile. Ti ringrazio, Ahmad. Sono Abu Jaf... Ah, mi prendi povero. In giro. Come sempre. A presto, Abu Jafar. Abbi cura di te. Anche tu, Basim. Bene ragazzi, direi di continuare la prossima volta. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono. E abbiamo appena ottenuto il rango apprendista. Ci spetta ancora molto delle missioni, per adesso abbiamo fatto solo la parte nord e chiaramente dobbiamo esplorare ancora tutto questo. Ma questo in un prossimo video. Baby, but you know I love